Oggi ci troviamo al Colosseo a Roma, io raggiungerò il Duomo di Milano in treno. E io invece con l'aereo. Chi arriverà prima? Breve spiegazione prima di partire, io partirò alle 14.20 da Roma Termini col Freccia Rossa 9640. Invece io partirò sempre da Roma Termini, ma prenderò un Enolado Express direzione Fiumicino Aeroporto, dove alle 16 imbarcherò sull'aereo di ITER Airways per Milano. Adesso ci divideremo e ci ritroveremo direttamente al Duomo oggi pomeriggio. Adesso avviamo i cronometri, 1, 2, 3. Via! Si parte! Adesso ci dirigiamo in metro a Termini, dove prenderò Freccia Rossa. Adesso entriamo in metro. Sono in metro, in perfetto orario, tra 10 minuti circa arriverò alla stazione Termini, dove prenderò la Freccia Rossa che parte alle 14.20 per Milano. Eccoci qui ragazzi, sono partito per Milano, sto andando per la metropolitana direzione Roma Termini. Eccoci qua, la metro arrivata, saliamo, adesso due fermate, siamo a Termini. Metro appena arrivata, saliamo, direzione Termini. Sono appena arrivato a Roma Termini con un quarto d'ora di anticipo rispetto alla partenza del mio treno, quindi siamo a un perfetto orario. Questo è il bestione che ci porterà a Milano Centrale in 3 ore e 10 minuti. Andiamo! Eccoci arrivati a Roma Termini, ora devo prendere il Fiumicino Aeroporto 1405, Milano 23. Binario 23. Leonardo Express per Fiumicino Aeroporto, dove in circa mezz'oretta mi porterà in aeroporto. Sono a bordo del Leonardo Express, il mio timer segna già 18 minuti e 30 secondi e fra 5 minuti dovremo partire. Prenderò un volo di Italia in partenza dalle 16 da Roma che arriverà a Milano intorno alle 5. Volerò su un Airbus A320neo, è un aereo nuovo di pacca. Eccoci qua ragazzi, partiti in perfetto orario, 14.05, direzione Fiumicino Aeroporto. Questa è la mia seduta nel livello premium. La seduta è reclinabile, tanto per stare un filo più comodi. Adesso attendiamo solo la partenza. Ok, stiamo lasciando la stazione di Termini con all'incirca un minuto di ritardo. Stiamo arrivando a Fiumicino in perfetto orario. Arrivato all'aeroporto di Fiumicino, adesso mi reco al mio terminal, che è il Terminal 1. A differenza del treno, dove tu arrivi anche l'ultimo minuto, l'aereo richiede un po' di tempo, bisogna arrivare almeno un'ora prima. Sull'aereo hai le limitazioni, non puoi portare ad esempio i liquidi, non puoi portare le bevande. Eccoci qua, benvenuti al Terminal 1, io ho il Q-Pass e quindi vado qua. Ragazzi, con l'ordine di sicurezza passati, mi hanno fatto tra l'altro il test degli esplosivi, non so perché, ma random ogni tanto suona. Andiamo a prendere il mio volo, ho ancora circa un'oretta, ora cerchiamo il mio volo. Eccolo qua, per Milano Linate, rete A34, quindi andiamo. Sì, dato che è presto, a mio imbarco ho fatto un salto in lounge. La lounge come funziona? L'accesso in lounge è consentito solamente ai passeggeri che volano in business class. Questa è la lounge di ITA, come potete vedere. I passeggeri che possono avere status, lo status elite nel programma fedeltà di ITA Airways che si chiama Volare. Quindi una persona che ha uno status elite nel programma di ITA Airways può accedere alla lounge. Io invece sono possessore di Priority Pass, che è una tessera che si ha con l'American Express, posso accedere a questa lounge. Come potete vedere, la lounge è un posto dove si può mangiare e bere in attesa del proprio volo. C'è una bella selezione di snack e bevande. Pure per chi viaggia in treno ha diritto all'accesso in lounge se ha gli status. Vi allego delle foto qui, dato che non sono per mancanza di tempo. Mentre Alessandro si godeva la lounge, io ero già a metà tragitto per Milano. In questo momento siamo in alta velocità, stiamo sprecciando 250 km/h. Ci hanno appena portato un snack di benvenuto, salato e dolce e acqua. Alessandro ci porta notizie, si è imbarcato appena in aereo, noi invece siamo adesso nel nodo di Firenze. Quindi per farvi capire che io ho già percorso 240 km col treno arrivando a Firenze, mentre Alessandro era ancora in aeroporto a Fiumicino. Ed eccoci arrivati al nostro aereo. Eccoci qua ragazzi, sono a bordo dell'aereo, qui c'è un A320neo di ITA Airways, aereo nuovo di pacca.
ha circa un anno di vita. Se il mio timer da un'ora e 59 fra un po' siamo a 2 ore, fra 2 secondi, 2 ore. Siamo 2 ore e sto imbarcando adesso. Ovviamente bisogna aspettare che tutti i passeggeri salgano. E Cismir penso che sia già partito e sia già stola, credo, a Firenze. Spazio per le gambe, direi, diciamo, ottimo, 2 dita. E vista sull'ala. Piccolo aggiornamento, l'aereo di Alessandro partirà con 20 minuti di ritardo, quindi la sfida si fa interessante. Siamo appena entrati sull'ultima alta velocità, Bologna-Milano. Ok, abbiamo recuperato i contatti radio dell'aereo di Alessandro, è in fase di rullaggio, sta per decollare adesso, proprio in questo momento, che sono le 16.27, quindi con insomma 27 minuti di ritardo. Alessandro è in decollo proprio in questo momento alle 16.31, quindi mezz'ora di ritardo l'ha accumulata. Però attenzione perché stiamo rallentando. Alessandro qui in volo. Porca miseria, Alessandro non se la passerà liscia al volo. Questo aereo è dotato di connessione wifi. Io personalmente ho provato a connettermi, ma non funziona. Si vede che per un volo di così breve durata il wifi è disattivato, l'equipaggio disabilita. In ogni caso funziona a pacchetti. C'è un pacchetto gratuito che ti permette di usare solamente la messaggistica, quindi WhatsApp, Instagram. Devo dire che se di lei è molto comodo, ovviamente molto molto comodo. Appena arrivato il servizio, un bicchiere d'acqua gassata ed un caffè americano. A bordo questo treno è disponibile anche un servizio wifi col portale frecce. Il comandante ha appena annunciato che stiamo scendendo verso l'aeroporto di Milano Linate. Il volo è stato buono, un po' di turbolenza soprattutto all'inizio, sono le 5:05, che vuol dire che arriveremo per le 5:10, 5:15, Izmir per arrivare alle 5:30, se sul treno non fa ritardo. Ad Alessandro mancano 4 minuti all'atterraggio, noi tra qualche minuto saremo a Milano Rogoredo per poi arrivare a Milano Centrale. È veramente una sfida molto combattuta, non so. Quello lì è l'aereo di Alessandro. Alessandro è appena atterrato, l'ho ripreso. Io sto correndo verso la testa in modo da prendere per prima la metropolitana e arrivare per prima al Duomo. Scaletta arrivata, tra un po' sbarcheremo. Qua siamo a bordo dell'autobus e sto aspettando tutto l'aeroparchi per poi andare al terminal. Una volta uscito a Linate prenderò la metropolitana M4. Sì, sono appena uscito da Linate e sto andando a prendere la metropolitana per andare in Duomo. Ed eccoci arrivati ai tornelli della metro. Niente, si tappa. Io ho l'abbonamento, quindi adesso corriamo al Duomo. Usciamo con calma, molta calma. Eccoci qua. Fate come vi dicevo, ragazzi, treno per San Babila. Ma guarda, mi metto già arrivata a San Babila, scendo e poi camminerò fino in Duomo. Non posso correre perché le regole sono che non posso correre. Che efficienza, prossima metro tra un minuto. Ed eccoci qua, sono arrivato a San Babila, capolinea, come dicevo. Izmir non so che fine abbia fatto, se, ma probabilmente credo che sia già arrivato, perché comunque ho perso un po' di tempo con lo sbarco. Ma dovremmo essere arrivati prima di Alessandro. Olè, da adesso si stoppa il cronometro, siamo arrivati prima noi. Il cronometro nostro segna che abbiamo impiegato 3 ore e 51 minuti. Aspettiamo Alessandro e vediamo quanto ci ha impiegato lui. Intanto godiamoci questo bel Duomo che
dopo quasi 4 ore di viaggio ci vuole. Eccoci qua ragazzi, sono in Duomo, Izmir non lo vedo, avrò vinto io? Eccolo là, che ancora non mi ha visto. E invece no, eccolo qua. Bene così, stop al cronometro. Quanto ti dice? 4 ore 27. Lui ci ha messo 4 ore 27 ad arrivare dal Colosseo al Duomo in aereo. Io 3 ore 51 col treno. Però c'è da scalare il ritardo che ha fatto l'aereo, perché è atterrato con 12 minuti di ritardo. Esatto. Quindi da 4 ore 27 scende a 4 ore e un quarto. Quindi la differenza è circa, aspetta, 3 ore 53, quindi 20 minuti. La differenza totale è di 22 minuti. Ciò vuol dire che non è molta. Il treno si aggiudica un'altra volta vincitore, anche perché quello che fa perdere troppo tempo all'aereo, posizione dell'aeroporto che è situato sempre fuori città, specie Fiumicino, che dista una bella vaffanculo.